per lui, anche un turbante messa, lui è un pochino diverso, quella è di moda, si facevano ragazzi ora. Questo è una turbante tradizionale, è colore per la religione Sikh, non è che una colore fissata che solo te metti bianco o nero, è una scelta nostra. E come quando si guarda io mi metto un pochino con vestiti come fatti. E ora noi si faccia vedere un turbante, questo tradizionale, va bene? Si fa spiegare lui. Questo è turbante circa 2 metri, 2 metri e mezzo, anche di più. Lui si faceva ora per pulire quelli che sono un po' capirotti, si fa levare con questo. Per sì che questa è una cosa importante, che sempre metti noi dentro la capelle, e quando bisogna per pulire si usa questa. So quella cosa di plastica, questo è proprio lento. Come vi vestite quotidianamente? Quando si veniva in chiesa è vestiti un po' tipico indiano, però quando sono in lavoro o in giro fuori sempre si fa come facevano tutti gli italiani, jeans, tutte queste cose. Solo la differenza è di turbante, invece di mettere un capello noi si usa turbante. Mi potresti descrivere i vari tipi di turbante? Grazie. Sì. E turbante quando si viste noi normalmente, quelle che i ragazzi si va a scuola, anche nelle indiane in giro, mettono due tipi di turbanti. Come messa io è questo turbante, una turbante tradizionale, una moda vecchia, come si facevano prima tutti così. E un altro è come metta lui, quello ragazzo dove andate che mettono i turbanti, si chiami per favore. E questa è una turbante di moda, che si mettavano ora ragazzi giovani quando si vanno in scuola o all'università, si mettevano. Portate tutti un pugnale e un bracciale d'argento. Mi potresti dire il significato? Sì, e queste sono due cose di religione, quelle che persone che presa la religione Sikh. È importante queste tutte due cose. E il braccialetto è come questo, è una di roba di ferro. E questa significa che è mano nostro, è, si dice una legata, non si fa cose brutte con il nostro, ha detto devi tenere sempre con noi. E questo è prima di tutto è sempre di religione Sikh.
E noi si prende sempre questa cosa sempre con noi per la sicurezza, una cosa. Però non si è una cosa, si dice, non si usa questo per fare rubare o queste altre cose. E noi in lingua nostra si chiama kirpan, è una parola venuta da due parole giunte, kirpa più an, due parole. Kirpa vuol dire quando è qualcuno ha bisogno di aiuto, che lui è qualcuno in difficoltà e io con questo vai lì e si fa salvare lui. E an vuol dire che quando qualcuno viene da me o fa qualcosa male a me, con questo io si può difendere per la vita mia. E questo significa queste cose. E come vi vestite nei giorni di festa e nei matrimoni? Quando si guardano queste cose di matrimonianza, e proprio giorno quando si va in chiesa o proprio per particolar giorno quando è questa festa di matrimonianza, noi si usa un vestito tipico vecchio, come si facevano re, voi si guardate in televisione quelle re che vestivano un pigiama, è una cosa fatta tipico tradizionale anche per le donne, e si chiama salvar, come si usavano questa cosa, però si usavano quelle cose colore come rosso e questo tipo. Si chiamano gli indumenti femminili tradizionali. Sapo con la tappatta, kempar, salvar. Il velo si chiama chumni, un dupatta. Questo si chiama jumper, che è una parola derivata dall'inglese, e questo invece si chiama salvar. E ho notato che avete anche voi i capelli coperti. E perché? Dice la prima cosa per proteggere la testa e poi per la religione. Quando si viene in chiesa si viene sempre con la testa coperta, il capo coperto. E il rispetto. E che significato ha il piercing che avete sul naso? Questo naso è di nome di cucca. Tutto lo piace. Non è una, per una questione religiosa, ma è soltanto una cosa, diciamo, di moda. Chi vuole portarselo lo porta, è una scelta personale, non dipende dalla religione, non è obbligato a portarlo, no, ma è come un piercing fatto all'orecchio o all'altra parte del cavolo.